Io sono Giuseppe Rito, presidente della Confcommercio di Vibo Valentia. Io vorrei lanciare un messaggio forte a sostegno non solo dell'imprenditore Pino Masciari, a sostegno di tutti quegli imprenditori che hanno avuto o che vogliono avere il coraggio di denunciare i loro estorsori, di uscire allo scoperto e di essere sostenuti dalle istituzioni, dalle associazioni di categoria, dalla collettività, per fare in modo che venga ripristinato un modo più legale di vivere sul proprio territorio. Ma l'imprenditore che denuncia non deve essere poi a suo tempo abbandonato, deve essere sostenuto anche dalla collettività. Solo questo è il messaggio legale che può passare per il rispetto delle regole. Nel caso contrario, nessun altro messaggio potrà trovare facile breccia sul territorio. Niente, io sono Salvatore Cittadino, presidente della Confcommercio di Vibo Valentia, Mettete della qui. Mezza Terme, ho sbagliato. Sono venuto qui oggi per incontrare Pino Masciari perché ritengo che la sua esperienza non sia un'esperienza negativa, tutt'altro, un'esperienza positiva e che sono convinto che grazie a loro, grazie ai tanti Pino Masciari della situazione, oggi in Italia c'è una legislazione che guarda con interesse a questi fenomeni. Noi crediamo che restare dalla parte della legalità non è una beffa, per come si vuole pensare, ma è un fatto interessante. Dall'altra parte saremo vicini anche a Pino nel sostenere eventuali iniziative legislative tendente a presentare un disegno di legge che prevede la certezza della pena, che è quello che oggi tutti noi imprenditori, ma tutti quanti, chiedono ogni giorno, la certezza della pena.